I pasticciotti presentano il Veneto. Il Veneto è una regione dell'Italia settentrionale. Esso confina a nord con il Trentino Alto Adige e con l'Austria, a est con il Friuli Venezia Giulia e con il Mare Adriatico, a sud con l'Emilia Romagna e a ovest con la Lombardia e il Trentino Alto Adige. La maggior parte del territorio è costituito dalla pianura veneta, proseguimento naturale della pianura padana. La fascia collinare, costituita dai colli Euganei e dai monti Berici, collega la pianura alla zona montuosa, formata dalle Alpi Carniche, dalle Dolomiti e dalle Prealpi Venete. I fiumi sono numerosi. Il Po segna il confine con l'Emilia Romagna. L'Adige attraversa la regione da ovest a est. Il Brenta e il Piave percorrono la parte centrale. La regione condivide il lago di Garda con la Lombardia. L'area costiera, bagnata dal Mar Adriatico, è in gran parte lagunare, perché i detriti trasportati dai fiumi si sono accumulati formando lidi sabbiosi e paludi. Il clima è alpino sulle montagne, continentale nell'interno e mite sulle rive del lago di Garda e lungo la costa. La popolazione è ben distribuita in numerosi centri di medie dimensioni. Il capoluogo di regione è Venezia. Le altre province sono Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona. In pianura si coltiva frutta, barbabietole da zucchero, patate, soia e foraggio. E la regione è il primo produttore italiano di mais, con la cui farina si prepara la polenta, il piatto tipico per eccellenza del Veneto, che solitamente accompagna seppie in umido o baccalà, fegato alla veneziana e uccelli di piccola taglia, la famosa polenta e osei. Altri piatti tipici della cucina veneta sono i risi e bisi, la pasta e fagioli e le sarde in saor. Sulle colline si producono uve che danno ottimi vini, come l'amarone della Valpolicella e il prosecco, ingrediente principale dello spritz, il tipico aperitivo veneto che però si beve ormai in tutta Italia. È piuttosto diffuso anche l'allevamento di bovini ed è molto importante la pesca ad alto mare nelle zone di Chioggia. Nella laguna si allevano anguille e molluschi. Lungo le principali vie di comunicazione sono sorte medie e piccole industrie alimentari e tessili. Le grandi industrie petrolchimiche e metalmeccaniche, invece, sono concentrate soprattutto a Mestre e a Porto Marghera, vicino a Venezia. L'artigianato ha un'antica tradizione. Sono famosi i vetri di Murano e i merletti di Burano, che si possono acquistare in molti negozi di queste pittoresche isole dalle casette arcobaleno. E anche la realizzazione delle tipiche maschere veneziane è un fiore all'occhiello dell'artigianato veneto. Tra le attività del settore terziario, la più importante è il turismo, favorito dalla varietà di paesaggi e dalla presenza di splendide città d'arte. Prima fra tutte Venezia, sorta su un centinaio di isolotti della Laguna Veneta, separati da oltre 150 canali, che costituiscono le principali vie di comunicazione, e il più famoso dei quali è il Canal Grande. Venezia è ricchissima di monumenti e Piazza San Marco, su cui si affaccia l'omonima basilica,
è il simbolo della città. A Padova si trova la Basilica di Sant'Antonio, che attira molti fedeli ogni anno, e la Cappella degli Scrovegni, con gli affreschi di Giotto. Verona è nota sia per l'Arena, un anfiteatro romano che ospita spettacoli musicali e concerti, sia per la casa natale di Giulietta, la celebre protagonista della tragedia shakespeariana, che si affacciava al balcone per vedere il suo Romeo. Lungo le rive del Brenta si possono ammirare centinaia di ville costruite tra il 1400 e il 1700, molte delle quali sono state progettate dall'architetto Andrea Palladio. E sul lago di Garda sorgono paesaggi incantevoli che richiamano turisti da tutta Europa. Il Veneto è famoso anche per i suoi centri termali, come quelli di Abano e Montegrotto, dove organizzate strutture alberghiere offrono ospitalità a turisti italiani e stranieri. Il turismo balneare è diffuso soprattutto in prossimità di centri come Jesolo e Caorle, ma anche la montagna è meta di tanti turisti. Comprensori sciistici come quelli di Cortina d'Ampezzo e tante località delle Dolomiti e delle Prealpi sono luoghi incantevoli con paesaggi mozzafiato. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.